sono uno di là e questo è il mio spazio. Oggi, fresca, fresca, degli ultimi acquisti della mia tornata prima di giro per i saldi, vi faccio vedere tutto quello che ho accumulato anche, diciamo, come mini acquisti del Black Friday barra mio compleanno, perché è tutto nello stesso periodo. Poi c'è stato, diciamo, il Natale, che è stato devastante, in cui epidemia di febbri, mocci e cose varie. Poi c'erano le festività e quindi io non ho più girato nulla. Ed eccomi qua con l'haul che stavate aspettando, trepidanti, vero? Così proprio. Allora, non so da che parte iniziare. Ho comprato un sacco di scarpe, un sacchissimo di scarpe. Iniziamo subito con uno dei miei regali di compleanno. Allora, ho ricevuto dei regali che sono stati di tecnologia e non mi sembra il caso di farveli vedere, perché non c'entrano niente con un haul d'abbigliamento. L'unica cosa che ha un senso farvi vedere è questo zainetto che mi hanno regalato in ecopelle. È meno rosso dal vivo rispetto a quello che viene in video che vedo, e questo è molto molto carino. Questo qua arriva da Amazon, se volete poi vi metto il link se vi può interessare una cosa del genere. Uno zainetto estremamente semplice. Questo è il regalo del mio compleanno, quindi non so quanto è stato pagato, lo dovrei cercare in effetti, perché non so proprio quale sia il venditore. Comunque ce ne sono tantissimi di questi zainetti, è proprio un basico, però marrone così non ce l'avevo con questa grandezza, perché ne ho un altro marrone ma è molto più grosso, e invece questo qua per me è comodissimo, diciamo, per tutti i giorni, anche se si fa un viaggettino, una gitarella, siete vestite carine, però siete assolutamente comode. Io ho sempre tutto a portata di mano, io lo zaino lo trovo veramente veramente comodo, anche perché poi ho il peso ben distribuito nella schiena, e nonostante io sia proprio un amante delle borse, proprio quelle femminili, a tracolla, a braccio veramente, con tutto quello che mi devo portare non ce la faccio più, perché non ho, cioè devo proprio andare in palestra e sistemare proprio tutta questa questione qua, questi muscoli, allenarli per bene, perché non riesco più a gestire più di mezz'ora con una borsa a braccio, perché è veramente, per me è veramente deleterio. Quindi lo zainetto diventa un accessorio, una borsa in questo caso veramente necessaria, e altrimenti le tracolle, però anche le tracolle dopo un po' mi danno noia qui e un po' mi pesano anche sul reggiseno, sulle bretelline del reggiseno, fanno un po' peso, quindi anche quelle riesco a tenerle, però se è un giretto di 1-2 ore, invece questo, se lo sai tutto il giorno in giro, sono molto più pratiche. Quindi bello il mio regalo di compleanno. Poi vediamo un po' il resto degli altri regali. Sono stati regali di tecnologia, cose che mi servivano per filmare i video, quindi anche lì non mi sembra molto molto divertente. E una cosa bellissima che poi vedrete, uno dei miei regali di compleanno, ops il casino, è questo specchio meraviglioso. Io ne volevo uno così da tempo, ma lo trovavo sempre a prezzi esorbitanti. Questo arriva dall'online di Ikea. I grigori che avete visto in alto è diciamo bordato sul dorato. I grigori si possono smontare se a voi non piacciono particolarmente, e questo viene 169 se non sbaglio. Arriva anche a casa, volendo ve lo lasciano dall'entrata, perché se volete pagare la spedizione a casa vi dovete sborsare altri 50 euro, mi sembrava un po' tantino, e niente, quindi quello è uno dei regali di compleanno che ho avuto e che sto adorando, lo volevo da tantissimo. Per il resto vedrete tutto qua. Allora, ho fatto un mini haul su Shein, dove ho comprato per lo più cose per la bambina. Adesso io non sto facendo più gli haul di Eva, perché mi sembrava che interessassero a poche. In mezzo a quello lì ho messo parte delle cose che servivano a lei, più che altro per danza, perché io le ho comprato il set da danza come richiesto dall'insegnante, per averlo subito sono andata al Decathlon.
E tra una cosa e l'altra, tra body, scarpine, scaldacuore, gonnellino e quant'altro, mi sono partiti comunque 60 euro. Anche perché ho dovuto comprare almeno i cambi, no? Cioè, il body ne ho dovuto comprare almeno due. E stessa cosa per gli scaldacuore, il gonnellino in caso di sporcizia. Ho scoperto che Shein, per fortuna, ci viene incontro anche su questo, perché ho trovato body che potevano. Tra l'altro, sono anche più pratici, perché i body che propone Decathlon sono tutti chiusi sotto. Eva cioè deve compiere 5 anni, quindi andare in bagno per una bambina di 5 anni con un body tutt'uno è stato un delirio. Tanto che io quel body lì glielo rimetterò poi in primavera. Gliel'ho messo una volta ed cioè, sono tornata e l'ho trovata completamente nuda con le ragazzine della classe superiore che le davano una mano a rivestirsi perché io non posso partecipare alla lezione di danza, se no i bambini con i genitori vanno un po'. Si distraggono troppo, ecco. E quindi l'ho trovata, è dovuta andare in bagno, poverina, e poi l'hanno dovuta completamente rivestire perché l'hanno dovuto togliere lo scaldacuore, il body, tutto, cioè niente. Quindi ho detto: no, ci vuole un body aperto. Shein li ha aperti, sono perfetti con le clip che loro si possono gestire da sole. Ci sono a maniche corte, a maniche lunghe, con il collettino leggermente a lupetto come questo, a V, a girocollo, cioè ne avete per tutti i gusti. E oltretutto ci sono anche dei leggings muniti di gonnellino, che per quello, cioè, va benissimo per l'inverno, soprattutto perché cioè, se fanno lezione in una sala un pochettino fredda. Altrimenti, comunque, quella potrebbe essere un'opzione a parte. E se non sbaglio, anche tipo degli scaldacuore o comunque dei cardigini che si possono utilizzare come scaldacuore. Quindi io questa cosa ve la dico se vi può venire utile per le mamme che hanno bambine che fanno danza. Io li ho presi nel set nero perché a noi è stato richiesto il set nero, ma ci sono anche i set bianchi, rosa bianchi e rosa. Ci sono persino anche le scarpine. E oltretutto ci sono anche quelle da twirling con la mezza punta che copre solo le dita e ha il laccettino dietro al tallone. Chiusa parentesi, dicevo, in quell'haul lì io praticamente ho fatto per me un haul di calzini. Alla ricerca disperata di calzini comodi da mettere con le Dr. Martens perché le sto strausando con questo freddo, avevo però bisogno di calzini che fossero caldi e anche volevo che avessero meno cuciture possibili. E quindi ho trovato queste tre opzioni che per me sono veramente, veramente valide. Ho già iniziato a utilizzarli perché sono pacchi multipli, ho detto poi questi li faccio vedere alle ragazze. Allora, intanto ci sono questa versione qua, adesso vi faccio vedere, pacchi multipli da 6 o comunque si possono anche scegliere, quelli semplici con le righine, questi si possono utilizzare anche poi in autunno barra in primavera, queste sono quelle tipo effetto cotone, però sono più spesse, non so se riuscite. Ecco, vedete un attimo anche la trama. Queste sono bellissime e qua hanno la cucitura classica. Ma questi pacchi qua da 6 pagati 3 euro. Capite bene che se andate nella grande distribuzione, che sia H&M, allora buonissimi quelli di H&M. Sono un'alternativa veramente veramente valida. Oltretutto fanno anche delle stampe un po' sfiziose, i multipack sono divertenti, li trovate di tutti i colori disponibili, tutto nero, tutto bianco, in colorazioni miste, stampe miste. Io ne avevo presa l'anno scorso, se non sbaglio, non so se vi ho fatto vedere un set dove c'erano anche i leopardati, beige con leopardato sul bianco, beige con leopardato sul nero. Le sto usando tantissimo, soprattutto con gli abbinamenti marrone, nero, panna, mi piacciono tanto, tanto, tanto. Però volevo qualcosina in più, anche come cambio, diciamo simili, però non è che non averli sempre uguali. E ho trovato questa serie qua, vedete tutti i colori disponibili. Questo set qua, allora, i set praticamente sono venuti tutti più o meno con la media di 3-4 euro per
1, 2, 3, 4, qua ci sono 5 paia, lì ce n'erano 12, scusate, le nere, poi altre 6 paia sono ognuna di questi qui, che sono diversi ancora. Queste sono in microfibra, ad esempio, sono spessi, cioè nel senso sono caldi senza essere spessi, anche perché all'interno, non so se riuscite a vedere, c'è il peluscetto. Questi ragazzi sono una manna, anche perché non hanno quella cucitura sopra le dita che dà una noia con un sacco di scarpe, è proprio quello che io odio. Questi hanno la cucitura sopra, che vuol dire che quando voi mettete il piede ve lo trovate qua e questa cucitura rimane molto più morbida rispetto all'altra, non sulle dita, non sulle nocche delle dita dei piedi. Questi, che ve lo dico a fare, c'era il colore nero, marrone scuro, beige cioccolato, il beige tortora chiaro e il panna, proprio tutte le colorazioni che mi servono per fare i vari abbinamenti che ho io soprattutto nell'armadio dell'inverno. Scrivetemi nei commenti se vi può essere utile che vi metta i link diretti sul sito di Shein. E poi, sempre con quelle colorazioni lì, ma qua c'è anche il bianco, c'è il bianco panna e il bianco proprio latte, bianco, come si chiama, più freddo. Ci sono anche questi che vanno però a imitare il calzino, diciamo, da mezza stagione, quello che dovrebbe essere un pseudo cotone però più spesso, diciamo, per capirci. Anche qua abbiamo le costine, qua di nuovo abbiamo le cuciture normali, sono molto simili alla versione nera, però questi sono più caldi, più morbidosi. Questi, se volete, vi metto proprio il link, così andate a prendere proprio la stessa cosa che ho io. Questi sono veramente coccolosi, cioè fanno proprio inverno, stivaletto, belli, 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 belli. E poi questi, che sono tra quelli che ho già utilizzato, sono sempre in microfibra, che rimane un pochettino più lucidina rispetto all'altra versione, con il peluscetto all'interno. Cioè, queste ragazze. Questi hanno veramente caldo, queste sono la soluzione migliore, secondo me, da utilizzare con le Dr. Martens, soprattutto se avete la versione classica e non quella imbottita che ho io. E vi dirò la verità, nei giorni in cui ha fatto veramente freddo, io ho avuto molto molto piacere a utilizzare questi qua, anche con quelli lì imbottiti, quindi figuriamoci su quelli che l'imbottitura non ce li hanno, cioè la versione della 1460, quello classicissimo. Poi, sono capitata sul sito di... questo per il Black Friday, però ho visto che le stesse cose che io ho preso al Black Friday adesso sono in sconto con i saldi, quindi ve le faccio vedere, ma poco cambia. Io ho utilizzato degli sconti che avevo in scadenza del negozio sul sito, e quindi ho preso tutto quanto scontato, ma con gli stessi sconti che ho preso io adesso ci sono ulteriormente, quindi... Allora... visto che mi avanzavano dei soldi nel budget, ci ho aggiunto anche queste, ma l'ordine che ho fatto principalmente erano per scarpe di tipo totalmente diverso. Cioè, che ve lo dico a fare, ne abbiamo già parlato di questa scarpa qua, io ce l'ho bianca e nera, simile copia delle Dunk, ce l'ho con la banda rossa, l'ho vista con la banda rosa e ho detto no vabbè, non posso non averla. Io che con questo rosa antico ci vado a bagno, cioè questa è mia, oltretutto pagata 35 euro, cioè, questa scarpa se ne vale molti di più, quindi assolutamente sì. Questa a prezzo pieno veniva 69,99, che sono 70 euro, ok, facciamo 70 euro. Poi volevo qualcosa di diverso e sono andata a cercare tra le cose, diciamo, appetibili ad un prezzo però anche un po' già ribassato, comunque non volevo spenderci troppo, vi dico la verità, ma volevo qualcosa di diverso da utilizzare anche in maniera un pochettino più spiritosa per l'ufficio, e ho trovato queste.
Le volevo provare da tanto tempo. Ho provato a fare un ordine su Vinted di una scarpa Bata di una ragazza che la vendeva nuova, mai messa perché aveva il cartellino e tutto, ma quella versione lì senza para era estremamente dura, plasticosa, non so. Mi sono trovata veramente male, quindi quella l'ho dovuta rendere. Ha praticamente lo stesso prezzo, ma questi tipo li ho pagati 20 euro. Ho trovato questi, sono della linea Bata Red Label, che sinceramente mi trovate proprio ignorante in materia, non so che cosa intendano. Queste non sono in pelle, ve lo dico, perché nella descrizione proprio non mi sembra che siano in pelle. Oddio, l'odore è un po' che lascia la pelle, ce l'hanno, ma non mi sembrava che ci fosse scritto da nessuna parte. No, qua... niente, qua dice solo che per la pulizia non bisogna utilizzare prodotti aggressivi, però vi dico, qua mancavano delle cose e oltretutto è arrivata, che Dio ce ne scampi il libero, in questa scatola è già tanto che c'era la scarpa in condizioni perfette all'interno, perché io quando ho visto la scatola ho detto, oddio, cosa ci sarà dentro, e invece per fortuna è così. Ho preso un numero 37, vediamo un po', niente, prendo tutto, però sono pessima. In ogni caso questa non è pelle. La para, allora, il tacco sarà di 4 cm, è estremamente comodo, anche se vedendole così sembrano pesanti, portate non lo sono per nulla. Non è proprio leggerina, leggerina, però indossata è molto confortevole. La pianta comoda, non c'è nulla che dà fastidio. Io ho una pianta di cioè media, nel senso regolare, e niente. E l'effetto addosso è molto molto carino. Poi ci faremo dei video outfit con questo. Tra l'altro oggi ho finito di girare l'ultimo video che vi farò vedere la week in outfit. Vediamo se riesco a farvene un po' di più, perché ho trovato un metodo che mi rende più facile e veloce farle, quindi vediamo un attimo. E poi una cosa che io già dall'anno scorso volevo, poi tra una cosa e l'altra non li ho presi, trovati in saldo, ok, miei. Sapete che a me come effetto piacciono tantissimo i Dr. Martens, ma li trovo estremamente scomodi, la versione classica intendo, e oltretutto la versione a 8 buchi mi lascia sempre un po' così, nel senso che non sono convinta che mi stiano benissimo, sono sicuramente quelli che vanno per la maggiore. Diciamo che nel frattempo Bata si è un po' svegliata e ha fatto una copia quasi identica dei Dr. Martens e te li propone con la versione a 6 buchi, che è questa, e la versione a 8 buchi. Questi li ho pagati 45 euro se non sbaglio. E sono morbidi, sono confortevoli da subito. Io adesso poi ci ho aggiunto anche una solettina delle mie perché non riesco a trovare la taglia perfetta, nel senso qua le mezze misure non esistono, ci sono il 36 o il 37, ho provato entrambi e il 37 mi sta un po' comodo, il 36 mi toccava le dita in punta e quindi ho detto no, perché qua è dolore assicurato, quindi ho preso quelle un pochettino più grandi, quindi per renderle esattamente perfette per il mio piede ci ho messo una soletta. Che ve lo dico a fare? Queste oltretutto sono l'altezza giusta per me, perfetta, soprattutto per chi non è tanto alta, e vi danno la possibilità anche di avere un leggero risvoltino al jeans e avere quello stacco. Non so, è un effetto che a me piace molto di styling con questo genere di scarpe. Comunque anche questo ve lo farò vedere quando vedete la week in outfit, secondo me capirete che cosa in mente. A me piace molto l'anfibio, quello stacco diciamo di pelle, e poi il pantalone. Però se avete le gambe lunghe questa cosa vi viene molto più facile da fare, se siete piccoline ci vuole la scarpa adatta che vi dia l'effetto giusto. Ecco, questa qui è la scarpa perfetta per avere quell'effetto lì. E quindi niente, è l'animaccia dei sordi a Bata, gliel'abbiamo data. Poi ho fatto un salto da Chiavi e ho preso anche lì delle cose da bambino, e in mezzo alle cose da bambino mi sono resa conto che loro hanno la linea 12 anni.
Che veste perfetta, veramente come me. Quindi vestono fino al 1,60 m. Loro dicono forse anche 1,70 m. No, 1,55 m. Allora, questa è la linea 12 anni, ma hanno anche la linea 14. Il bambino arriva fino alla linea 14, forse. Fatto sta che io ho provato questa della linea 12 anni, mi viene perfetta. Io porto una 42, più o meno, lo sapete già, è bellissima questa felpa. Ci sono rimasta solo male che non ci fosse identica per Eva, perché la taglia di Eva era terminata, perché l'avrei presa con molto piacere per fare un abbinamento mamma e figlia. 7 euro e passa la parura. Questo è estremamente morbido, è morbidissimissimo, non so se riuscite a vedere che effetto è. Con queste ruche super femminile, anche le manichine leggermente a sbuffo, questo non è l'unica cosa, non è molto molto pesante. Quindi o ci mettete sotto una canottiera termica, altrimenti questo qui è perfetto per quando, per l'autunno, ovviamente, quando sta iniziando il freddo e quando proprio l'inverno si sta avviando alla primavera. E niente, adesso proverò un attimo a vedere online se trovo anche la versione per Eva e penso che la riprenderò perché è veramente veramente bello. Poi, per me saldi in questi ultimi anni, saldi invernali vuol dire ordine da Uniqlo. Io tengo d'occhio i loro modelli e i prezzi, la fluttuazione dei prezzi, sapete benissimo che io sono fissata con i loro maglioni in lana. I lana premium, quelli lì diciamo a grammatura normale, i lana extra fina che sono fantastici e li ho già presi. E secondo me, a livello di qualità-prezzo, sono imbattibili rispetto alla concorrenza. Perché a meno che non siete molto fortunati, perché ormai diciamo anche la linea piombo di OVS è molto molto buona, molto grande qualità. Il peccato è che con i saldi finisce tutto in men che non si dica. E in ogni caso non riescono ancora ad arrivare a questi prezzi qua, perché io vi dico che con 29,90 ho preso un maglione di lana, 100% lana. Questi ragazzi sono caldissimi. L'ho presi in due misure, una L e una M. La L l'ho voluta prendere anche per quando metto i leggings in ecopelle, perché non mi piace tanto l'effetto della chiappetta che si vede, quindi mi piace di più il maglione un po' over. La mia taglia perfetta sarebbe sta oscilla tra la S e la M. Il maglione che vedete non è né in lana né cashmere né nulla, ma è sempre di Uniqlo. Ha 3 anni e come potete vedere sembra nuovo, è bellissimo. I loro maglioni sono di qualità a prescindere. Quindi anche questi qui infilato, non pregiato, sono un'altra qualità rispetto ai maglioni che trovate da Stradivarius, da Zara. Mi spiace, ma per me non c'è assolutamente storia e quindi io preferisco fare sempre un ordine da loro. Unica pecca che l'unico negozio che c'è in Italia è Milano, quindi o online. E dovete superare una determinata soglia, quindi almeno bisogna superare i 60 euro se non sbaglio, 60 o 70 euro per avere la spedizione gratuita. E quindi io ne approfitto quando voglio fare degli acquisti un pochettino più alti, e quindi quando la roba è in saldo. E reso, diciamo, è a pagamento, ma sono 2,99 euro. In confronto, quello lì non è così dispendioso. Come vi stavo, infatti, in quest'ordine io avevo preso anche un paio di pantaloni in lino che loro descrivevano come a sigaretta, quindi attillati, ed erano enormi, ma proprio enormi. Io sto portando la M, quindi la 38 italiana. Quindi la 42, la 38 europea, quindi la 42 italiana, praticamente su tutto. La loro M era enorme, larga in vita, larga nelle gambe. Io l'effetto affusolato nel pantalone non l'ho visto. Bellissimo il pantalone, era un pantalone in lino che costava 19,90, anche un bel prezzo da utilizzare poi per
per la stagione primaverile sarebbe stato perfetto, anche forse inizio dell'estate, perché risultavano belli al tatto, proprio il lino poi rimane fresco anche se vi sembra un po' troppo spesso, però poi tiene bene la temperatura. E, mi è dispiaciuto, quindi non so se rifarò l'ordine, perché sinceramente non so su che taglia andare, quindi vediamo. E in mezzo appunto c'erano quei pantaloni in lino celestino tenue bellissimo e questi due maglioni, uno in color tortora sempre della linea premium 100% lana, e ho preso una M, e l'altro la grigio invece ho preso la L. Raga, queste io, cioè, se vi volete fidare di me prendeteli anche a scatola chiusa, viva di lusso. E poi il mio amato Avulab, sempre nel cuore, sempre con me. Allora, ho fatto un ordine online questa volta e ho preso una scarpa in negozio, che è l'unica cosa che non ho preso scontata, ovviamente, perché, scusate, come si può averla scontata? Allora, questa mi dispiace, ma molto probabilmente non la troverete, perché questa l'ho presa poco prima di Natale ed era esattamente il verde che io volevo. Vi ho fatto vedere la Jordan in verde bosco, però questa è quella che io puntavo da mezzo millennio, ed è la Dunk in verde militare. Cioè, raga, che cos'è? Io adoro questa scarpa, ve l'ho già detto, non sono l'unica, mi sembra che sia un modello che va. Ed è anche il motivo per cui probabilmente non la troverete questa qua, infatti in negozio oggi ci sono passata e non c'era nulla. E oggi sono andata e ho comprato praticamente tutto per mia figlia, perché ho trovato le tutine dell'Adidas, oltretutto ho beccato la giornata del secondo ribasso, quindi ne ho approfittato, ho comprato un completino estivo Adidas, pantaloncino e maglietta, una tuta completa di quelle in acetato e una di quelle in felpa, felpata col cappuccio nera, pantalone con la felpa. E invece, dicevo, per me online ho preso questa qui, che era una collezione di settembre, se non sbaglio, sì, fine estate, tra l'altro è della linea maschile. Però sapete che io ci sballo per queste cose, mi piacciono queste maglie qua, le maglie di Wools, poi vabbè, con queste rose era la mia, cioè anche le ragazze in negozio quando l'hanno vista, ma questa è tua, e sì, in effetti questa è mia, e l'ho presa in saldo, questa io l'avevo presa a, se non sbaglio, 25 euro, adesso cercatela nella sezione maschile, non so a quanto può essere arrivata, perché questa l'ho presa prima di questi ribassi ultimi. E poi, questa qui, gli ho venuto via il cartellino, ma l'avevo pagata veramente poco, 19,90 questa qui, ho preso un XS, ma come potete vedere è molto molto comoda, quindi veste regolare, bellissima in vellutino beige, super morbida, bella 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 bella. E invece questa gioia data dai saldi, queste scarpe qua sono andate in saldo a 40 euro, me la sono portata a casa, questa qui. E ho anche la versione nera, ve l'ho fatta vedere perché non sono convinta, comunque ho anche la versione così, ha solo il nero e nera è anche all'interno, invece questa rimane blu come fodera interna, è la Superstar però platform in pratica. La differenza a livello di comodità si sente, si vede che vi slancia un po' di più, però non è quel platform che sentite i piedi pesanti, le caviglie pesanti, e che la sentite proprio al tatto, quindi è una cosa sottile, ok? E niente, cioè, raga, poi ve lo dico a fare, questi dettagli erano miei, cioè era tutta mia, perché questo, allora, vedo in foto che lo dà quasi come un rosso bordeaux bruciato, e invece no, è proprio il bordeaux bello, bello pieno, freddo, quindi magari le foto sul sito saranno più attendibili rispetto a questo. E ora, datemi 2 secondi
perché devo andare a recuperare il grosso, il malloppone che io ho fatto con i danni su Stradivarius. Arrivo. Ok, ci siamo. Allora, non vi sto a raccontare le vicissitudini di questi acquisti da Stradivarius a questo giro, perché sinceramente, vabbè, tanto che ve li faccio vedere, ve li posso anche raccontare. Comunque, fatto sta che noterete in questo haul un marrone molto prepotente. Niente, io ho la fissa quest'anno del marrone. Allora, ho preso un sacco di capispalla e avevo preso due pantaloni e li ho mandati via stamattina, perché anche quelli non me ne piaceva uno di come mi stava addosso, quindi non lo so, io sono un po' disappointed sulla questione pantaloni, perché non riesco a trovare esattamente quello che decido io. Allora, ovviamente, visto che vi ho fatto la tiritera degli zaini, 15 euro, ne ho trovato uno nero in ecopelle, quello che avevo un po' più grosso mi si è rovinato e quindi l'ho fatto fuori. Questo è un po' più capiente rispetto agli zainetti che ho io, e quindi era una media grandezza, esattamente quello che mi serviva, che tenere sarà pioggia, perché per l'inverno è la cosa più comoda che ci sia. Carini questi dettaglietti qui nel coppello con questo fiocchettino qua. Che cos'ha di tasche? Ha questa, e all'interno c'ha quella nella fodera, che è giusto quella che va bene per metterci le cose più che richiedono più riservatezza, tipo magari gli assorbenti, se non vi piace che svolassino in giro qua e là. Poi per il resto non ha grosse rifiniture, è però bello capiente, ci sta la bottiglia, ci stanno tutti il mio portafogli enorme, ci sta il come si chiama, anche il mio set, che è un'altra pochette praticamente del diabete, quindi io devo sempre muovermi su questo tipo di volumi per avere qualcosa di comodo per me. Oh signore, cioè, vorrei che poteste vedermi, anzi meglio di no, perché che figo di merda. Allora il primo cappotto marrone bello scuro, questo marrone cioccolato fondente, questo bello. Questa è la versione, ho pagato 19,90 in saldo. Qua le cose che sono arrivate con il pacco hanno tutti i cartellini o neutri o col prezzo originale, quindi devo fare un pochettino mente locale di quanto l'ho pagato, perché non posso controllare. Questo qui è la versione cappottino mezza stagione, ok? Quindi non foderato. Quelli che ha per giunta anche Zara, e ho preso una taglia M e questo è perfetto. Questo arriva al ginocchio, a me che non sono altissima, adoro. Un'altra giacca che ho adorato, oddio, vabbè, poi tirerò su questa. Ragazze, quest'anno c'è stato un revival dei bomber in versione over, cicciottosi, belli caldi, belli che sapevano di autunno coccoloso, ecco. Questa è una di quelle. Io me l'ero persa questa versione di Stradivarius, perché molto probabilmente sarei corsa proprio come Speedy Gonzales a prenderla. Questa in origine veniva 39,99, però io l'ho presa scontata questa qui, sicuramente, quindi l'ho presa almeno 29, se non sbaglio, o almeno 29,90. Allora, questa qui non è foderata, come potete vedere ha questo effetto un po' così panno, molto molto bello. Il polsino, tutte queste rifiniture
taglio a cuciture, le tasche sono belle capienti, adesso sono chiuse, però si vede su tutta questa qua, è proprio proprio bella. Tutti questi, ragazze, ve le faccio vedere in un video anche indossati, però ve lo faccio a parte perché sennò questo diventa 2 giorni di video haul e anche no. Qui, siccome veste over, l'ho preso taglia S e per me è perfetto. Comodo come lo voglio io, perché a me i giubbottini striminziti non mi piacciono. Oggi ho recuperato quest'altro pacco, perché nel pacco originario dove c'erano queste qua, qualcuno me l'ha aperto e si è fregato questa. E poi ha richiuso il pacco con il resto. Quindi, cioè, vabbè. Questa bellissima giacca in eco pelle, questa è della linea Teens. Esistono 2 versioni di questa giacca qua, quelle della linea Stradivarius donna e la linea Teens. Io ho preso questa perché costava meno e non sapevo in effetti se mi piaceva addosso. Questa qua in origine comunque non veniva poco, veniva 55,99. Io questa l'ho presa a 39,99. Però ce n'è una versione che è ancora più costosa, più rifinita però. Ha quell'effetto slavato di pelle anticata, tipo anni 70, marrone scuro con un po' quell'effetto tipo... mi viene pelle smangiucchiata, ma non è pelle smangiucchiata, cioè è proprio pelle vissuta, con anche quelle scoloriture tipiche della pelle. Avete presente i modelli di giubbotto tipo Top Gun? Ecco, se avete visto Top Gun, se avete 20 anni, non sapete neanche di cosa sto parlando, dovete farmi una ricerca online, perché però se siete più o meno della mia età sapete quell'effetto lì, ecco, quella giacca lì, senza ovviamente il collo di pelliccia, però con questo vagamente, con questo effetto bomber, ecco. Io sono in fissa, mi piace tantissimo. Anche qua ho preso una S, vestono tutti over, quindi mi è venuta perfetta. Insieme a questo qua che ho recuperato il cappotto fatto proprio con tutti i crismi, quindi lungo fino al polpaccio. Questo l'ho preso in taglia M, penso di aver sbagliato perché lo vedo un po' grosso di qua, comodo davanti. Questo potevo prenderlo anche in taglia S perché non avevo capito che vestiva over come gli altri cappotti, quindi sono un pochettino così. Penso che farò immediatamente il reso e rifarò l'ordine, perché non posso tornare in centro commerciale a prenderlo. E poi quelli che avevo, li ho visti oggi in negozio, quelli che avevano in negozio avevano già i pallini. Siccome io so come lo utilizzerò, preferisco prenderlo direttamente dal negozio che mi arrivi perfetto, perché se mi arriva già con i pallini mi incazzo una iena. È comunque bellissimo, ragazze, questo è proprio un cappotto di quelli classici con lo spacco dietro ed c'è la rifinitura dentro. Io i cappotti di Stradivarius sapete che li adoro. Questo non ha la cintura e per me è ancora più bello perché è proprio classico maschile, lungo, scivolato, bello bello bello. Originariamente in sconto veniva 59,90, oggi l'ho visto 49,90, quindi andrei anche un po' a risparmiarci. Perché sì, oggi doveva essere giornata dei ribassi effettivi. Mentre facevo il cambio di queste cose, ho fatto un giro dove vediamo se c'è qualcosa che mi piace che non ho visto online. Avevo visto un paio di stivali, devo dire belli, sotto il ginocchio, ci sono in nero e in marrone, però poi alla fine 19,90 oltretutto, prezzaccio, però poi li ho lasciati lì perché non ero convinta dell'utilizzo che ne avrei fatto, e piuttosto per riempirmi, come avete visto, di scarpe ne ho già abbastanza, anche di una scarpa di cui non ho già in mente un outfit predefinito che mi convinca, perché gli outfit li avrei anche potuti fare, cioè nel senso avrei saputo come metterli, ma poi effettivamente li avrei messi, probabilmente no, quindi ho detto lasciamola lì, perché volevo uno stivaletto marrone, però no, devo trovare il mio modello. E quindi, sempre tornando a livello del marrone, nella parte delle camicie ho trovato 12,99 queste due, praticamente è la stessa camicia, una l'ho presa bianca con le righine marroni e l'altra in tinta unita marrone, è meno bruciato,
quindi è meno rossiccio di quello che vedete. Queste qua sono, hanno una composizione bellissima, l'effetto a occhio è l'effetto della camicia in lino, però un po' più leggera perché è infilato misto, infatti è 50% viscosa, 40% cotone e 10% lino, che secondo me è veramente una bella composizione. Io mi sono innamorata, ve l'ho già detto, della camicia in lino fucsia che ho preso quest'estate da Combipel, e quindi queste le ho prese proprio perché l'altra mi è piaciuta tanto e l'ho usata tanto, e quindi dei colori un po' meno accesi sicuramente mi verranno anche più comodi. Dicevo, entrambe 12,99 €, ho preso la S perché questa è veston over, ok? E a questo punto direi che vi ho fatto vedere tutto. Basta anche, perché sono 40 minuti che blatero con voi, e ditemi che cosa vi è piaciuto di più e che cosa magari vorreste vedere in un video haul. Io provo a mettervi un po' in un video indossato, intendo, provo a mettervi un po' tutto. Oltretutto ve ne devo fare uno con tutte le chicche che ho trovato su Vinted, quindi il prossimo haul penso che sarà dedicato a quello, perché lì ho fatto degli affari interessanti. Cosa avete comprato con i saldi voi? Avete trovato qualcosa di carino, qualcosa di sfizioso? Fatemelo sapere, o forse è meglio di no, perché così almeno non compro altro. Comunque grazie a tutte le nuove iscritte, grazie a tutte invece quelle che continuano a guardare i video. Io vi mando un bacio, se volete iscrivervi ancora non l'avete fatto, ovviamente mi fa super piacere, magari mettete un pollicino alzato su questo video e ci vediamo alla prossima, ciao!